Ringrazio la consulta per avermi invitato a questo evento, in particolare che Giorgio si è messo a grande disposizione. Ovviamente il tema è complesso e si lega in parte a quello che avete visto con questi due video. Mi è stato chiesto, in realtà un po' disatteso le sue indicazioni, non perché non voglia parlare dell'Italia, perché parlerò dell'Italia, però io ci tengo a cercare di portare una prospettiva diversa, uno sguardo diverso, anche per cercare di capire dov'è la destra oggi, come si comporta la destra oggi, perché non necessariamente sono tutti uguali a prima, con le camicie nere, ci sono ancora quelle con le camicie nere, certamente, ma anche allora, quando entrarono nell'uomo qualunque, si camuffarono sotto alcuni punti di vista. Quindi quello che cercherò di fare magari non è rispondere necessariamente a delle domande, ma forse dare qualche dubbio in più che però faccia avere una prospettiva diversa sul fenomeno neofascista oggi in Europa. Già chiamarlo neofascista è problematico. È problematico perché in dottrina io sono tra i pochi che chiama le destre di oggi neofasciste. In realtà basta leggere i giornali e vedrete che si parla di nazionalisti, populisti, eccetera, eccetera. Anche la parola destra tende a sparire nel dibattito pubblico e sparisce anche a volte in quello accademico a livello internazionale e non solo. Già in Italia la parola destra è complessa grazie anche a Silvio Berlusconi, come dirò dopo, come ben sapete. Qui io andrò a parlare di quello che viene considerato, diciamo, dalla dottrina accademica internazionale e all'estero, dai media e dalla popolazione, come destra estrema. Per destra estrema, tengo a precisare, non vado ad inserire e considerare fenomeni eversivi. Quindi destra estrema, quelli posizionati più a destra possibile in un sistema politico, diciamo, tra virgolette, democratico. Ok. Abbiamo nel Parlamento europeo un gruppo per la prima volta ufficiale, mi sentite bene, no? Sì. Un gruppo ufficiale di destra estrema, da alcuni, come ho detto, non definita destra estrema, chiamati destra anti-europeista, anti-Unione Europea, populisti, anti-establishment, eccetera, eccetera, specialmente dopo l'elezione di Trump, diciamo c'è anche un minestrone mediatico, siccome considerare che i Trump europei vengono anche chiamati oggi, eccetera, eccetera. La realtà è più complessa di questo, diciamo che questo è il gruppo più a destra, ufficiale, più a destra che sia mai stato creato all'interno del Parlamento europeo. Il primo congresso è stato fatto a Milano l'anno scorso. Il gruppo è stato creato nel 2015, se non sbaglio. Cosa vuol dire avere un gruppo parlamentare? Vuol dire tantissimi finanziamenti pubblici per le loro attività. Finanziamenti pubblici che ovviamente vanno ad aiutare anche la propaganda di questi partiti. Già di per sé accettati, tra virgolette, da buona parte dell'opinione pubblica e buona parte dei mass media, che fondamentalmente non fanno sempre il proprio lavoro, ovvero quello di spiegare effettivamente che cosa dicono questi partiti, quanto ed eventualmente se sono differenti dai progenitori. I progenitori non necessariamente dobbiamo andare agli anni tra le due guerre, perché ovviamente è facile vedere che Marine Le Pen non è come Benito Mussolini o qualcun altro, cioè, sarebbe anche assurdo se lo fosse sotto alcuni punti di vista, ma diciamo che parte della politica mainstream è
i media non ci aiutano in realtà a capire questi fenomeni o quello che sta succedendo. Il problema non è solo italiano, ma è anche italiano, dove in realtà basta leggere un giornale, oltre a milioni di fesserie su Renzi, non Renzi, il governo cade, non cade, tutta una serie di roba che preferisco evitare. In realtà spesso il dibattito ad uso consumo per un pubblico interno, tra partiti che si parlano tra di loro, e finisce in realtà l'analisi. Alcune delle analisi sono anche abbastanza editorialisti, non sono necessariamente corrette, almeno dal mio punto di vista, quando si analizzano questi fenomeni. Allora diciamo, esiste oggi ufficialmente, e partiamo da questo, un gruppo politico nel Parlamento europeo che ha la stessa legittimità dei popolari o dei socialisti o di qualsiasi altro gruppo. La differenza è che il loro intento è distruggere l'Unione Europea, cioè distruggere le istituzioni europee e ritornare ad un concetto di Stato-nazione, un'idea di Stato-nazione. Così facendo, in realtà, loro vorrebbero creare una sorta di federazione europea di Stati-nazione, includendo oggi anche la Russia di Putin, e vi dirò perché. Naturalmente tutti questi movimenti oggi strizzano l'occhio a Trump e alla sua amministrazione per motivi che ben sappiamo, perché ci sono dei razzisti, degli estremisti di destra nell'amministrazione Trump, cosa anche questa sottovalutata dai media e dai politici europei, quando in realtà un capo strategia della Casa Bianca è ben più importante del ministro degli interni italiani o francese. Quindi questa è un'altra foto, in realtà l'ultimo incontro che hanno avuto è stato in Germania un mese fa. La leader di questo, diciamo, questi sono i partiti più, tra virgolette, passatemi il termine, più moderati, più presentabili, più rispettabili tra quelli di destra, o comunque ci sono stati descritti come più rispettabili, come più moderati, sono quelli che cercano di cambiare o di utilizzare un linguaggio a volte diverso. Il problema, sotto vari punti di vista, è che spesso vengono seguiti su questo terreno, come dicevo, dai media e dai partiti tradizionali. Un esempio è quello di Marine Le Pen, che viene considerato un grande leader nazionalista, che in Francia, subito dopo l'elezione di Donald Trump, viene invitato dalla televisione francese a commentare l'elezione di Trump, come se Marine Le Pen fosse un'esperta di politica americana o abbia mai avuto dei ruoli del governo che le permettessero, come ministro degli esteri, che ne so, ambasciatore, di sapere quello che sta succedendo negli Stati Uniti. Questo in realtà dimostra l'accettazione pubblica e mediatica e politica, almeno per alcuni, di un leader di un partito che noi possiamo definire di estrema destra, perché ha tutte le caratteristiche per essere un partito di estrema destra. La prima domanda che io pongo è: abbiamo pensato a come funzionerebbero le nostre società occidentali, multiculturali, globalizzate, legate ad altre nazioni, se questi prendessero il potere? Sì o no? Questa sarebbe la prima domanda che dovremmo porci e porre ad ogni giornalista, ad ogni politico che tende a non considerare queste problematiche. Quindi Marine Le Pen oggi è, come lo era il padre, la leader di questo gruppo parlamentare, ma non solo del gruppo parlamentare, perché viene vista come esempio da molti altri partiti e può permettersi di fare la voce forte in una maniera tale da dire ad alcuni partiti neofascisti: no, non ti voglio nel mio gruppo parlamentare, non ti voglio nel mio gruppo parlamentare perché io sto portando avanti questa diciamo, politica di moderazione
non siamo più un partito estremista di destra, siamo semplicemente dei nazionalisti che vogliamo bene alla nazione. Chi può odiare qualcuno che vuole bene alla nazione? Ai figli della patria, eccetera, eccetera, ai figli legati al territorio, un'idea di territorio etnica alla fine, ma di linee di sangue che appartengono a quella, ma comunque dire no, ti odio perché semplicemente ami un francese, sei francese, è una cosa difficile e dura da dire. Quindi Marine Le Pen è il leader di questa coalizione internazionale che ha fatto stupire molti. Quando loro si sono riuniti prima delle elezioni europee, delle ultime elezioni europee, nei media nazionali ed internazionali, cosa che sta risuccedendo adesso dopo post elezione di Trump, quando questi si riuniscono, c'è di tanto in tanto qualche analista americano che dice si sono visti per la prima volta. Ma quando mai si sono visti per la prima volta? Cioè, basterebbe fare una piccola ricerca su Google per capire, si vedono, si guardano e si parlano eventualmente da anni. Comunque, già dalla pre-elezione, molti si domandavano: ma com'è possibile che questi che si dicono nazionalisti stanno insieme? Sicuramente litigheranno, sicuramente poi almeno si farà i fatti propri. Perché se io dico l'Italia prima di tutto, o la Padania prima di tutto, nel caso della Lega, entrerò sicuramente in disaccordo con uno che dice la Francia prima di tutto, l'Olanda prima di tutto, eccetera, eccetera. In realtà la storia delle idee, la storia delle ideologie e la storia europea in sé è molto più complessa rispetto a delle analisi che possiamo fare di questo genere. I movimenti italiani guardano oggi a Marine Le Pen come l'esempio da emulare. Dopo i vari risultati elettorali, diciamo, positivi, poi che vinca o non vinca, poco importa, l'importante è che lei prenda voti, prenda molti voti, e lei voti li prende. Ci hanno raccontato questa fesseria che dopo aver perso le elezioni regionali in Francia, di dicembre di 2 anni fa adesso, ci hanno detto la vittoria della democrazia in Francia, no, la vittoria di un sistema elettorale che ti ha permesso di avere un doppio turno, nel quale uno del doppio turno non si è riuscito a passare, non si è riuscito a vincere, perché gli altri più o meno si sono messi d'accordo, ma hai triplicato il numero di consiglieri regionali, locali, eccetera, eccetera, quindi una piccolissima vittoria di un sistema elettorale che ha permesso di non prendere nessuna regione, di non essere leader in nessuna regione. Ma ogni volta, oggi, che Marine Le Pen fa qualcosa del genere, tutti i movimenti italiani cominciano a tappezzare, di solito a Roma, per tutta una serie di motivazioni, potete immaginare, cominciano a tappezzare la capitale di Post, dove dicono grande, in questo caso alla destra di Storace, un moderato, la destra di Storace che dice la resistenza siamo noi, la destra per l'Europa, quindi tutti cercano di emulare, tutti cercano di avvicinarsi a Marine Le Pen, tutti cercano di avvicinarsi andando a Parigi, andando a Bruxelles, mandando personaggi, del loro partito, eccetera, eccetera, perché vogliono creare dei legami ufficiali con la destra francese. Nel caso della destra di Storace ci sono riusciti in particolare la giovania del partito per un lungo periodo. Fratelli d'Italia è un altro esempio, Giorgia Meloni moderata, ricordiamo, un'altra politica definita moderata, si è avvicinata al moltissimo, una volta uscita dalla PDL o quello che era, una volta uscita si è avvicinata moltissimo alle posizioni di Marine Le Pen, che sono posizioni simili, ecco, cioè i nazionalisti che si parlano, sono posizioni simili in tutta Europa. Cioè oggigiorno è veramente noioso, da alcuni punti di vista, studiare da un punto di vista quantomeno di programmi politici, questi partiti, perché hanno dei programmi fotocopia.
cioè a posto di mettere Italia si mette Olanda, Francia, Germania, eccetera, il contenuto è quasi uguale. Quindi tutti gli italiani sono pronti a seguire Marine Le Pen, e lei è il leader di questo neofascismo, almeno secondo me, europeo, paneuropeo o forse anche internazionale. Anche i piccoli partiti, anche i piccoli movimenti come Casa Pound, nonostante ci siano delle problematiche, hanno comunque dei legami forti con la destra francese e cercano di omaggiare a quello che dicevo, appunto, i risultati, i successi elettorali, o quello che sembrano dei successi elettorali del Front National francese. Casa Pound è un movimento, poi magari poi l'accenno di nuovo, molto interessante, che ci permette di andare anche oltre le frontiere, questa volta esportando l'Italia all'estero, perché Casa Pound è un movimento, come ben sapete, che sfugge dall'idea di partito tradizionale di destra, utilizza qualche tematica e una modalità di azione che era legata a ben altro, come l'occupazione di luoghi pubblici, e utilizza molto la musica per far passare le proprie idee, quantomeno in determinati ambienti giovanili, e viene presa come esempio all'estero da alcuni movimenti simili che nei forum, e poi invitano, come potete vedere da alcune di queste slide, da alcune di queste foto, invitano il blocco studentesco che è la giovanile, è la stessa Casa Pound o Zero Zeta Alpha, mi sembra che si chiama, la band di Iannone e amici, per cercare appunto di legarsi a Casa Pound, di capire il movimentismo di Casa Pound e cercare di appropriarsi di questo. Quindi ci sono vari livelli di comunicazione in questo universo di destra, che per alcuni non è più destra, ma è altro, ma sono solo nazionalisti, ma sono solo populisti o sono solo anti-Europa. In realtà, destra italiana e destra francese si parlano da anni. Uno dei vettori di questo scambio intellettuale è Julius Evola, intellettuale di destra eretico, italiano, e tuttora l'intellettuale italiano di destra più letto all'estero nei circoli di estrema destra, di destra nazionalista, di destra tradizionalista. Bannon, il braccio destro di Trump, quello che controlla la strategia alla Casa Bianca, anni fa è stato invitato a Roma, in Vaticano, in una conferenza organizzata dall'Opus Dei, dove ha portato avanti alcune delle idee di Evola, e lui non ha mai negato di essere legato a alcune delle idee di Julius Evola, soprattutto quelle della protezione della tradizione contro il mondo moderno, questa idea di astrazione del guerriero di destra ma puro di ideali. Evola diventa molto conosciuto anche in Francia. In realtà, che non voleva annoiare nessuno, questi legami vanno avanti fin dagli anni tra le due guerre. Uno storico israeliano che si chiama Zev Sternel ha scritto alcuni libri molto interessanti, opinionabili per alcuni, ma secondo lui l'ideologia fascista addirittura nasce in Francia. Adesso, se come tesi è abbastanza forte, in realtà quello che lui dimostra è che alcune delle idee poi fatte proprie da Benito Mussolini, in realtà nascono in una destra nazionalista francese ben prima di Benito Mussolini. Poi vengono appropriate dal fascismo italiano, che appunto crea la parola fascismo. Questo ci dimostra, per quel poco che vuol dire, che in realtà le idee dei nazionalisti attraversano le frontiere come le idee di molti altri. Il problema è che l'opposizione a questi nazionalismi ha per lungo tempo sottovalutato questo fenomeno di circolazione delle idee a livello quantomeno europeo,
e ha sempre pensato che fossero tutti ignoranti in camicia nera che si picchiavano col manganello e finiva lì, non c'era nessun tipo di elaborazione intellettuale che oggi invece diventa per alcuni prevalenti in alcuni settori della società. Un altro esempio di apertura al mondo, diciamo, delle destre europeo viene fatta negli anni, dagli anni 50 e anni 70 da Maurice Bardèche, che era uno scrittore che si autodefiniva fascista francese, che ospita nelle sue riviste molti fascisti stranieri, molti neofascisti stranieri, compresi quelli italiani. Ma il caso più interessante è quello del, ovviamente, il movimento sociale italiano è stato per anni, cioè fino agli anni 80, il movimento sociale italiano è stato l'avanguardia della destra europea, è stato il movimento che ha anche finanziato piccoli movimenti in giro per l'Europa, ma in pochi sembrano sapere, e anche quelli che conoscono quella vicenda, devo dire la verità, cioè, quantomeno per me in maniera molto sorprendente, non vogliono considerare come il movimento sociale abbia fortemente influenzato il Front National, il partito di Marine Le Pen. Quando il partito di Marine Le Pen nasce, nel 1972, si ispira al movimento sociale italiano Destra Nazionale. Infatti copia anche il simbolo. L'unica differenza sono i colori della bandiera francese nella fiamma. I fascisti francesi di quegli anni, alquanto meno dal 68 al 1972, nelle riviste d'Italia, copiano tutto quello che fanno i fascisti italiani del movimento sociale e dicono: noi dobbiamo seguire le stesse strategie del movimento sociale italiano perché loro ce l'hanno fatta. Loro hanno creato una sorta di contenitore, loro sono in grado di entrare in Parlamento, di formare un unico partito che mette insieme le forze di destra presenti nella società. Quindi in realtà queste connessioni tra movimenti, partiti, sono sempre esistite. Il problema è tutti, anche all'estero, hanno sempre considerato e hanno accettato il fatto che l'MSI fosse un movimento neofascista. Allora, un'altra domanda che mi pongo e ti pongo e dovremmo porre, lo dovremmo porre ad altri, ma se l'MSI è un movimento accettato, è un movimento neofascista, perché il Front National, che si è ispirato totalmente all'MSI, non deve essere considerato ugualmente neofascista? O quantomeno potremmo iniziare a vedere, ad osservare delle dimensioni di questo partito francese, oggi considerato quasi solo nazionalista, come fasciste? L'amicizia tra i leader c'è sempre stata, al di là delle perle. Ci sono state correnti intellettuali. Questo Alain de Benoist è un filosofo intellettuale francese proveniente dall'area di destra che ha fortemente influenzato il discorso delle destre europee. Pensate al discorso di alcune delle destre di oggi, quando parlano di diritto alle differenze, ovvero quello che fa questo Alain de Benoist, che poi diventa super influente anche in Italia e non solo, è esattamente quello di riscrivere, di presentare l'idea di razzismo, di xenofobia, come qualcosa di non, apparentemente non razzista. Lui dice: no, noi non siamo contro l'uomo, la donna di colore che viene in Francia. No, noi vogliamo preservare la nostra identità e preservare la sua identità, perché noi siamo contro la globalizzazione come quelli di sinistra, e la globalizzazione distrugge la mia cultura e distrugge la sua cultura. Questo loro lo chiamano differenzialismo. Differenzialismo che viene usato, è stato usato ed è usato a volte anche oggi dalle destre di oggi, quando ci vengono a dire: no, ma noi non siamo xenofobi, ma semplicemente vogliamo che l'identità italiana, l'identità francese e quella tedesca non venga distrutta da masse di musulmani, nei casi recenti con i rifugiati, che arrivano e
distruggono le nostre tradizioni perché non sono cristiani, cioè non sono cattolici, hanno modi di vita che sono differenti da noi, eccetera, eccetera, assumendo in questi casi un'idea molto forte di identità, cioè dove l'identità è legata alla terra, al territorio, è come un albero. Se io ho le radici lì, ho diritto a godere i frutti della terra, quindi della nazione. Se io non ho radici lì, perché arrivo da un'altra parte del mondo, sarò sempre comunque un estraneo, perché mi mancano le radici nel territorio. Quindi l'identità si costruisce, come dicevo prima, su linee di sangue molto forti. Il tutto, da un punto di vista politico, viene traslato da Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen a un certo punto diventa il leader della destra europea, cioè l'MSI viene scalzato perché non si rinnova sotto alcuni punti di vista, anche se il primo Fini a un certo punto prova ad utilizzare una propaganda anti-immigrati che non funziona più. In alcuni anni, negli anni 80, sul Secolo d'Italia appaiono degli articoli un po', diciamo, contro questa immigrazione che sta a Torino, che distrugge la città, o questi musulmani che lavorano nella fabbrica in Reggio Emilia, in un altro posto, ma in realtà non passa questo discorso, diciamo, razziale o razzista, sia perché non era al 100% nel DNA di alcuni giovani, di alcuni militanti muslimi, ma anche perché, bisogna dire la verità, la presenza di immigrati in Italia in quegli anni non era così forte come era in Francia. Cioè, in Italia l'immigrazione arriva dopo e viene politicizzata immediatamente dalla Lega Nord. Le Pen coglie questo termine della preferenza nazionale. Adesso tutti dicono che invece Marine Le Pen è completamente diverso dal padre, perché si sono litigati, perché non si parlano, eccetera, eccetera. No, dopo il primo vero litigio, io ricordo un paio di giornalisti mi chiamano, la prova, io ho detto ok, ma li siete letti un programma di partito del 1991, un programma di partito di oggi. Sì, non si chiama più preferenza nazionale, si chiama comunque qualcosa di simile, cioè il contenuto è rimasto identico, ovvero le France d'abord, che vuol dire i francesi prima di tutto, cioè il nostro cittadino francese deve beneficiare di tutto, welfare, ospedali, eccetera, eccetera, case popolari, prima di tutti gli altri, solo perché francese. Questo non lo diceva solo Jean-Marie Le Pen, ma lo diceva anche Marine Le Pen, utilizzando, provate a leggere, se avete voglia, le 144 proposte presidenziali di Marine Le Pen, e troverete comunque che ci sono delle proposte simili, comprese un'azienda francese che assume un lavoratore straniero dovrebbe pagare delle tasse in più, quindi fortemente, ma queste erano cose che diceva comunque anche il padre, naturalmente. Quindi questa idea di preferenza nazionale, come lo chiamo, preferenza nazionale, che adesso a volte la Meloni e qualcun altro utilizzano questa terminologia, in realtà è uguale, è identica. Cioè loro, da metà anni 80, alcuni partiti prima, altri dopo, iniziano a seguire queste teorie e finisce la storia. Cioè, primi fenomeni di immigrazione, preferenza nazionale, il Front Nazionale esplode, diventa un partito che inizia a prendere voti nelle presidenziali, nelle europee. Infatti, i partiti italiani, anche quelli, diciamo, tra virgolette, più o meno recenti, come Forza Nuova, copiano subito i temi che vengono portati avanti da Jean-Marie Le Pen, quindi Islam, immigrazione clandestina fino a un certo punto, poi 11 settembre scoppia la bomba del musulmano e il musulmano diventa il primo nemico. Ma ancora una volta comincio a porre una domanda: ma oggi è il musulmano, oggi è il rifugiato in realtà, per il più del musulmano, ma in realtà si cambia soggetto, ma l'approccio è sempre uguale. L'ebreo, il comunista, negli anni dopo la guerra ancora il comunista, o il sistema democratico, poi l'immigrato diverso perché di colore, poi il musulmano, il rifugiato, l'Europa,
le banche e magari tra qualche anno gli alieni o qualcun altro, però l'idea di fondo è sempre la stessa, cioè io costruisco la mia identità rigettando l'identità altrui. Io sono io perché esiste un altro, e l'altro è diverso da me, e l'altro lo utilizzo come una sorta di specchio, e lui vedo cose che non sono da niente, siamo diversi, siamo semplicemente diversi, e lui non ci può stare. Lui non ci può stare appunto perché è diverso. Cioè l'idea di fondo rimane la stessa nell'ideologia di destra dal fascismo ad oggi. Cambiano semplicemente gli attori. Marine Le Pen viene spesso in Italia, anzi, una volta eletta, la cosa interessante che ho provato a seguire era se una volta eletta questa donna, diversa dal padre, se i legami con l'Italia venissero tagliati, perché quegli italiani erano anche fascisti. Invece no. E viene in Italia, presentazione del suo libro, Daniela Santanchè, un'altra moderata, ricordiamo, secondo molti invitata da tutti i talk show, come ben sappiamo, Vittorio Feltri, moderatore, eccetera, eccetera. Presentazione dei suoi libri a Roma, dove nella presentazione dei suoi libri gravitano personaggi che vanno da Fiamma Tricolore a Forza Italia, poi al PDL. Una cosa interessante, tra l'altro, il giornale, il quotidiano di Berlusconi, fece una volta un'intervista a Marine Le Pen, questa era pre-Bunga Bunga, devo dire, e chiese a Marine Le Pen, a Daniela Santanchè, chiese: ma cosa pensa Berlusconi del fatto che voi, di centrodestra, incontrate una leader considerata di estrema destra? E lei rispose: nulla, perché Berlusconi ha fede nelle donne. Il che poi ovviamente ha lasciato lo spazio a varie battute, ma in quegli anni sembrava che era appunto una cosa normale che elementi del PDL, insomma, incontrassero, di Forza Italia incontrassero esponenti neofascisti. E poi incontra anche la donna Assunta Almirante e compagnia bella. Torniamo al Front Nazionale. Quindi il leader, ma non è il solo. Per la prima volta abbiamo in Germania un movimento alternativa per la Germania, la traduzione, che nel giro di pochissimi anni parte da movimento anti-euro, perché anche i tedeschi, seppur per motivazioni ben diverse dalle nostre, da quelle dei greci, hanno un movimento che nasce contro l'euro, in questo caso per non dare soldi agli altri. Cioè, e cosa fa? Questo movimento, da quando la PET diventa il leader, si sposta in maniera forte a destra, in maniera molto forte a destra, diventando di fatto il primo movimento che oggi ricomincia a parlare di nazionalismo tedesco. Se in Italia, come dimostravate prima, con tutte le battaglie che fate voi, ancora me lo sono fatto volo, c'è gente che vende gagliardetti, va in giro, fa il saluto, cioè in Germania è un grande tabù parlare soltanto di nazionalismo, della grandezza della nazione tedesca. Ebbene, questi l'hanno sdoganata, questi la stanno sdoganando, questi stanno dicendo che la Germania per alcuni aspetti non dovrebbe più portare fondamentalmente la croce per quello che è successo nel passato. Passato e passato, è andato, punto. Questo movimento inizia a infastidire anche il partito della Merkel, che si trova, in alcuni suoi esponenti, ad inseguirli sui temi dell'immigrazione. Adesso, per chi parla inglese, c'è un'intervista molto interessante a Conflict Zone, che fanno la Petri, ed è davvero interessante perché si vede anche la bravura di lei come politico, ma si nota in maniera lampante come ci sia veramente questo ritorno a un nazionalismo tedesco che fondamentalmente fa paura a tutti, anche in Germania. Il 2016 è stato un anno sotto quel vista terribile per alcuni di questi movimenti, per la vittoria di alcuni di questi movimenti. Abbiamo visto, queste sono delle dimostrazioni che c'erano state a Bruxelles dopo uno degli attentati, che sono state monopolizzate dalle forze di estrema destra, che hanno portato degli scontri in un giorno di commemorazione delle vittime.
abbiamo, questo è molto interessante perché mostra Pegida, questo è il movimento che si trova, diciamo, all'immagine di sopra, è questo movimento anti-Islam tedesco, che è molto vicino al partito menzionato prima, estremamente razzista, e ci sono adesso, diciamo, alcuni movimenti in giro per l'Europa che stanno copiando Pegida, chiamandosi Pegida UK, come in questo caso la Gran Bretagna. È interessante che utilizzano l'immagine di Trump per portare avanti la propria campagna xenofoba. Un'altra questione, purtroppo per noi che stavamo in Inghilterra con gli amici qui, è aperta, è quella del Brexit, è quello che ha portato a farci scoprire, ovvero un estremismo nazionalista di destra che diventa accettato da parte di alcuni giornali popolari o meno, e diventa uno dei discorsi principali nella campagna referendaria per uscire dall'Unione Europea. Quindi una legittimazione, uno sdoganamento di un discorso nazionalista e di destra, tramite anche Farage, il leader dello UKIP. Se invece cerchiamo quelli soliti, cominciamo a guardare in maniera forte, oltre a Casa Pound, movimenti singoli in Italia, cominciamo a guardare in maniera forte poi i Balcani, Grecia e compagnia bella come Alba Dorata, o ancora peggio, guardiamo all'Est Europa. Est Europa che di solito è completamente dimenticato dalle cronache dei giornali occidentali, cioè noi non sappiamo spesso quello che sta succedendo. L'ultima, qualcuno l'ha seguito, cioè questo tentativo del governo ungherese attuale di tagliare, cioè di non permettere alle università straniere di avere dei campus, di avere dei programmi in Ungheria, per cercare di fermare una minima opposizione culturale all'interno del paese. Quindi noi non sappiamo quello che sta succedendo. Gli Jobbik è uno dei movimenti più fascisti, legato in Italia a gruppi come Forza Nuova e simili, è uno dei movimenti che fanno apparire uno come Orban, il premier, un moderato. Slovacchia, elezioni di marzo dell'anno scorso, per la prima volta sono entrati in Parlamento un movimento neofascista che fino a pochi giorni prima del voto, diciamo, marciava in camicia nera o con camicie che sembravano molto quelle nere, e che come in altri posti dell'Europa orientale si ispirava e si ispira a quei movimenti degli anni 20 e 30, quindi pre-periodo comunista. Hanno preso l'8% per la prima volta. Il caso interessante è come questi si posizionano sempre più a est, e qui abbiamo il caso della Russia. Beh, c'è il tentativo da parte di molti, se non tutti, questi movimenti di avvicinarsi il più possibile a Putin. Questa è Marine Le Pen che va a Mosca, lei che incontra alcune leader, già l'aveva fatto il padre prima. Il Front National qualche anno fa ha ricevuto finanziamenti, mi sembra che siano o 6 o 9 milioni di euro, da una banca russa con sede a Praga per il finanziamento della propria campagna elettorale. Altri movimenti, Alexander Dugin è uno dei leader intellettuali più forti, influenzato da quella lente Benoît francese menzionato prima, ma anche Salvini si avvicina il più possibile alla Lega Nord. Adesso non ho purtroppo nessun tipo di evidenza per dire che Salvini venga finanziato da Putin, ma diciamo ci sono dei sospetti, perché a quanto pare la Russia sta finanziando moltissimi di questi movimenti in funzione anti-Unione Europea e in funzione di cercare di portare avanti una propaganda nazionale contro le sanzioni alla Russia. Questo è sempre Salvini.
questo è sempre Salvini, e questa sono una serie, questo Tell Mama UK è un progetto molto interessante che stanno facendo in Gran Bretagna per mappare alcuni di questi fenomeni di islamofobia e collegamenti internazionali delle destre. Anche gruppi italiani, molti, anche quelli piccoli, quindi di nuovo passiamo da un livello più istituzionale di partiti cosiddetti tra virgolette moderati ai movimenti diciamo di strada, quelli un po' più violenti, sono tutti che oggi, o quasi tutti, che oggi provano ad avere un approccio positivo nei confronti della Russia. Questo è un altro esempio, e secondo alcuni siti potrebbero arrivare dei soldi anche a Casa Pound, soldi russi, fondi russi. Adesso parliamo un po' della destra italiana, però da concludere. Quindi marcia su Roma, tutti sappiamo marcia su Roma, famosissima, eccetera, eccetera, in realtà è una grande farsa, ben sappiamo. C'è stata un'altra marcia su Roma che non è stata considerata una vera marcia su Roma, ma Salvini porta le sue truppe nella capitale, forse per la prima volta in questi numeri, insieme a Fratelli d'Italia e a Casa Pound. Questa è una di quelle unioni di destra che dovrebbero quantomeno preoccupare i governi o parte dell'opinione pubblica, ma in realtà, tranne qualche piccolo articolo di tanto in tanto passano, perché poi cioè, Salvini è un programma, è un personaggio televisivo e la Meloni è ugualmente un personaggio televisivo, sono simpatici, fanno anche ridere, come faceva ridere la Russa, come faceva ridere Gasparri. Era una manifestazione contro il governo Renzi. Suppongo che era una manifestazione per far vedere che la Lega era veramente diventata nazionale e che Salvini può essere il leader di un centrodestra forse moderato italiano, quantomeno lui voleva dimostrarlo in quel periodo là. Che ci fosse Casa Pound non diventava un problema per nessuno, perché Casa Pound per alcuni sì è un movimento di cattivi, ma in alcuni contesti può anche essere utile. Borghezio è stato eletto anche con i voti di Casa Pound al Parlamento, fu eletto al Parlamento europeo. Casa Pound che spinge forte verso questa idea di sovranità. Sovranità è un altro dei temi che lega appunto tutte queste destre, anche diverse tra di loro. Questo è uno dei dibattiti appunto sulla sovranità. E il nuovo progetto sovranità in realtà è Casa Pound, che si vuole chiamare in un'altra maniera, in questo contenitore di destra. Come dico, un nuovo progetto politico per chi ama la nazione vuole sostenere le idee di Matteo Salvini. Matteo Salvini, il leader che ancora sul sito loro hanno per l'indipendenza della Padania, per gli elettori locali, però poi portano avanti, ognuno porta avanti dei progetti politici che non sono necessariamente lui. E Marine Le Pen ha fatto un intervento, ha mandato un video in quella manifestazione. Adesso, dove è la destra italiana? Il problema, Silvio Berlusconi, una delle grandezze di Silvio Berlusconi è stata quella di sdoganare il termine destra. Cioè, vi ricordate che la prima coalizione di Silvio Berlusconi era con la Lega Nord, il Movimento Sociale Italiano, che diventava l'Alleanza Nazionale. Cioè, Berlusconi è stato così grande sotto alcuni punti di vista di utilizzare il termine destra. Noi siamo la coalizione dei moderati, 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 moderati. Sparito la parola estrema, quella era una coalizione di estreme che si presentava al popolo italiano, agli elettori italiani, in forma estremista, che sarebbe stata considerata estremista da tutti nel resto dell'Occidente, ma non in Italia, perché è diventata la coalizione della destra moderata. Adesso, quando io a volte mi capita di parlare con dei giornalisti italiani, io dico, beh, la Meloni è un esponente di destra estrema. Ma no, non è destra estrema, cioè una nazionalista di destra più o meno moderata. Se sta legata a Marine Le Pen e a tutti gli altri, è tutto ma non moderata, non possiamo utilizzare l'estrema. Se è legata a Casa Pound, è tutto ma non moderata. Quindi in realtà la confusione in Italia è che erano tutti insieme. I confini
tra quello che viene considerato a livello internazionale, il mondo occidentale, centro-destra e destra moderata, in Italia sono stati più flessibili di quello che noi vogliamo immaginare. Ma non solo, la farsa sotto alcuni punti di vista continua anche oggi, perché alcuni di questi politici non moderati ma di estrema destra lo dimostra il fatto che appena escono dal PDL riabbracciano quell'universo di estrema destra romana o meno, anti-immigrazione, che guarda quelli simili a loro, quindi cioè, in realtà è dentro ideologicamente loro. Ma una delle farse, delle tragedie, è che questi fanno tutti parte o hanno fatto parte del Partito Popolare Europeo. Oggi il Partito Popolare Europeo, il partito moderato in Europa, guida per la prima volta, non si è mai verificato, il Consiglio, il Parlamento e la Commissione. Perché ci siamo mai domandati perché Orban, che tutto è ma non moderato, non riceve delle sanzioni forti, o non ricevono delle sanzioni forti, fortissime in Polonia? Perché comunque sono vicini al centrodestra, sono parte del centrodestra europeo. Quindi in realtà un'altra domanda che io vi pongo e vi suggerisco di porre delle volte è: qual è il confine oggi tra una destra moderata, normale, e alcuni elementi di estremismo all'interno delle destre? Perché quello che è successo negli anni, noi eravamo abituati a ragionare in termini di guerra fredda, cioè abbiamo avuto sempre degli schemi classici dove tutto si capiva, cioè il mondo diviso in due, quel mondo è cambiato. Anche l'idea antifascista di costruzione dell'Unione Europea, quel consenso che c'è stato nel costruire parte delle nostre nazioni, si è andato deteriorando. Viviamo in un mondo che è diverso. Il mondo di oggi è fatto da questo, è fatto dai greci, è fatto dai rifugiati, è fatto dai muri che noi vogliamo costruire, è fatto da stampa popolare che costruisce notizie anche false e che i politici ripetono, senza spesso nessun giornalista che si alza e se ne va. Insomma, questa conferenza stampa è finita, semplicemente perché non stiamo parlando di cose reali. Quello che è successo è che parte del centro-sinistra è diventato un po' centro o centro-destra e parte del centro-destra è diventato un po' centro e è diventato un po' destra. Alcuni dei discorsi di Siriza, faccio un esempio, in realtà sono dei discorsi di moderati socialdemocratici, se noi utilizziamo l'idea della guerra fredda dove c'era una grande divisione tra forze politiche. Quindi c'è in realtà, almeno dal mio punto di vista, uno spostamento complessivo a destra del sistema politico, con il rischio che diventi anche a destra, uno spostamento a destra dell'intero sistema culturale dell'opinione pubblica, quantomeno in Europa. Non dobbiamo neanche lamentarci se alcuni di questi movimenti raggiungono grossi risultati elettorali. Questo è un grafico dove ci mostra la percentuale di popolazione a rischio di povertà, cioè guardate la Grecia e guardate l'Olanda. Adesso c'è da stupirsi, come hanno fatto moltissimi analisti in Italia e all'estero, che nelle elezioni greche Siriza vince, rivince e Alba Dorata, nonostante abbia avuto in quel momento metà della leadership in prigione, in attesa di processo perché considerata un'organizzazione criminale, diventi il terzo partito. No, questi sono, come si diceva prima, secondo me, anche i frutti di politiche di austerità portate avanti in maniera troppo ortodossa, che hanno distrutto l'idea di solidarietà e hanno portato i cittadini a ribellarsi, quantomeno in alcune aree, a determinate dinamiche. Quindi, e mi avvio alla conclusione, qual è stata la risposta dei governi dell'Unione Europea? Quello dell'Unione Europea è questo cartello: siamo chiusi. Ovvero, manca un approccio dell'istituzione europea che dica chiaramente che cosa sta succedendo oggi in Europa e cosa fare per cercare di risolvere questa situazione. E più loro continueranno così, più questi partiti continueranno a crescere, perché è evidente già da anni. Il governo italiano Renzi
un anno e mezzo fa, presenta un documento di commento a un documento che è uscito da parte della commissione, si chiamava il rapporto dei cinque presidenti, una cosa del genere, dove, in maniera molto strana, fatto dal Ministero delle Finanze, in realtà la prima pagina e mezza, più che parlare della situazione economica italiana ed europea, dice chiaramente, con mia grande sorpresa, che questo è un mondo che non può andare avanti, perché l'Europa e viene percepita come alcuni paesi che vincono sugli altri, ci sono i nazionalismi che crescono anche nei paesi ricchi, eccetera, eccetera. La risposta ufficiale dell'Unione Europea è stata niente, zero, come se nessuno avesse mai parlato. Quello che si continua a dire è continuate a seguire le regole, l'economia migliorerà, l'economia già sta crescendo, 0.1 crescita, in realtà non esiste. E quindi questa è la risposta ufficiale dell'Unione Europea. La risposta invece di alcuni governi è in realtà quello che dicevo prima, una legittimazione di alcune politiche di destra, sia da parte del centro-sinistra. Non dimentichiamo che le critiche tra Italia e Francia che c'era stato un periodo quando respingevano i migranti a Ventimiglia, quelle politiche non sono portate avanti da un governo socialista in Francia, non sono state portate avanti da un governo di destra. E i governi di centrodestra, uno degli errori che rischiano di fare in alcuni contesti è quello di seguire la destra, soprattutto su temi come Islam e immigrazione. Quello che non hanno capito è che storicamente questo rischia semplicemente di legittimare la destra, e tra i due spesso le persone preferiscono votare per l'originale. Grazie.